La musica è grande protagonista al Padiglione Italia, strumento universale di comunicazione capace di parlare al pubblico internazionale e di scaldare i cuori di chiunque. Il Padiglione ha infatti ospitato le selezioni del concorso internazionale per giovani cantanti lirici e i concerti di due nomi celeberrimi nel panorama musicale internazionale, Ennio Morricone e Uto Ughi. Proprio quest'ultimo ha parlato della magia di Casa Italia e dell'accoglienza da parte del pubblico cinese. La cosa che mi ha più colpita di questo Padiglione Italiano è questo interesse straordinario, questa curiosità che hanno i cinesi per la cultura, per la nostra cultura, delle riproduzioni straordinarie del Teatro Olimpico di Vicenza e così della cupola del Brunelleschi, fatta da veri artisti, quali siamo noi. Successo strepitoso di pubblico per il concerto di Uto Ughi, che si è esibito con due strumenti unici: un violino Guarnieri del Gesù del 1744 e uno Stradivari del 1701, appartenuto al famoso musicista Kreutzer, cui Beethoven dedicò l'omonima sonata.